In Italia abbiamo delle tariffe di riferimento della tassazione di categoria che ci dicono, in base agli studi delle associazioni, qual è il prezzo medio consigliato per le terapie che vengono eseguite dai dentisti. E quelle sono facilmente consultabili. Da quelle tariffe noi possiamo avere delle modifiche del prezzo più o meno importanti, ma che di solito non sono mai troppo lontane rispetto alle tariffe medie consigliate dall'associazione di categoria, ed sono legati alla qualità dei prodotti che vengono utilizzati e anche al tipo di lavoro che viene eseguito. Quando una proposta è molto più economica delle tariffe medie, forse ci dobbiamo porre il problema di come sia possibile, cioè di come sia possibile che quel dentista riesca a avere un giusto guadagno rispettando le normative sulla sicurezza per il paziente, rispettando le normative per impedire le infezioni incrociate, cioè la diffusione di malattie pericolose come l'epatite, l'AIDS, e rispettando anche gli obblighi della Comunità Europea sui materiali da utilizzare. We'll be right back.